canti di tradizione almeno per 3 o 4 decenni non si sono più cantati in questa valle, e quindi è solo grazie appunto allo sforzo di ricordare e di ripraticarli nella memoria di alcune persone e da parte di alcune invece persone di generazione più giovane, uno sforzo di curiosità che ha permesso che ora siamo qui ancora a poter cantare, a poterli sentire e sperare che qualcuno abbia anche l'attenzione e la voglia di ricominciare a praticare e a ricantare. Sono sempre aperti i gruppi di canto che appunto noi della Leggera in qualche modo abbiamo. Che parla di un fattaccio importantissimo per Doccia, per Galiga e per tutti i paesi delle pendici del Monte Giovi, che è la storia del fattaccio di Galiga. Se non è del 32, se non è del 32 è del 33-34, di questi anni successivi. E dopodiché si sa, il periodo delle veglie nelle case è terminato in questa zona, è terminato quindi quel contesto, quelle occasioni in cui poter praticare questi canti. Speriamo che questi contesti di canto di poterne fare di più anche durante l'anno, magari tematizzandoli a repertori diversi legati anche alle stagioni, alle occasioni diverse. Ora, Armanda Mandarocchini, che nell'occasione di Messidoro non abbiamo neanche di favore perché è sempre stata al mare, invece quest'anno, mi dispiace per lei, resta a Doccia, però in questo caso è grazie a noi nostra ospite. E quindi Armanda, ci inizi la storia di Galiga, canti la storia di Galiga, poi la canterai insieme a Silvia, che conosce altre strofe diverse, perché così la narrazione... Non vado io, vai, tranquillo. Io voglio cantare un fatto assai tremendo, compiuto da un vigliacco senza cuore, che si è macchiato di un delitto orrendo e una famiglia ha messo nel dolore. Vi parlo di una donna contadina, giovane, onesta e madre di famiglia, veniva perseguitata poverina finché dal pianto le bagnò le ciglia. Perché il padrone sempre così parlò: se a me non mi dai retta, di qui ti caccerò. Non cede quella donna al tal volere, ed è il padrone che ha stinti i felini, le dà licenza allora dal potere, insieme al marito e i suoi bambini. Con tal minaccia lui crede di ottenere da quella sventurata un'ora di piacere. Eccolo il bruto in casa a penetrare con l'istinto di uccidere o ferire, di un coltellaccio armato e pronto al letto della donna ad accostarsi va. Appena spunta l'alba quei bambini corrono a raccontar tutto alla nonna. Vien presto avvisata la giustizia, che prontamente cerca l'assassino. Questo è un malvagio pieno di negrizia, di cuore atroce e di istinto ferino. E fu portato lì un cane esperto, che fiutò nell'orto del padrone. E raspa raspa venne fuori certo le vesti insanguinate del padrone. E pur le iene